essere qui in questa bellissima libreria. Tra l'altro ho fatto un girettino prima, ho visto veramente tanti titoli interessanti e tanti oggetti interessanti, perciò ho detto, ah, è proprio un bel posto con energie positive dove mi sento perfettamente allineata. E naturalmente ringrazio tutti voi per essere qua oggi, sono molto contenta, e oggi che parliamo un po' di magia quantica. Prego. Ciao. Sì, ciao. Allora, io sono Gaia Shamanet, e forse qualcuno di voi sicuramente ho visto, ha già letto i miei libri, un po' mi conosce. In realtà io ho scritto vari libri oltre a questi, di diverse tradizioni religiose, perché sono una storica delle religioni. Quindi io nasco proprio come studiosa della spiritualità, a livello personale, sono in ricerca, come tutti voi, e anche a livello, diciamo, più accademico, ufficiale, non so come ci piace dirlo. E questo perché mi sono innamorata della spiritualità fin da bambina. Ho sentito subito che c'era tanto da scoprire, tanto da sperimentare. E da lì il mio percorso mi ha portato a fare un sacco di esperienze, di cose belle. Ho aperto la mia scuola mistica, dove insegno ormai da tanti anni, il mio studio, il mio centro, dove vengono le persone a fare i percorsi individuali. E poi naturalmente la scrittura rimane una delle mie vocazioni, perché proprio come obiettivo del mio istituto di ricerca c'è quello di ricercare e di condividere tutte le cose bellissime che noi possiamo scoprire quando andiamo un pochettino sotto la superficie. Perché quello che io dico sempre è che in realtà la magia, l'energia, tutte queste parole che sembrano un po' strane, un po' fuori dal contesto quotidiano, in realtà sono concetti, oserei dire oggetti, presenti dappertutto intorno a noi. C'è una bellissima frase che io ho messo come incipit del mio primo libro di magia quantica, che dice: siamo circondati dalla magia, basta osservare, osservare, osservare. E questo è proprio vero. È proprio vero perché la magia è intesa come forza energetica che muove tutto, è ovunque. Ma questa non è una verità che hanno inventato i maghi. Questa è una verità che esiste da sempre e che la scienza stessa sta piano piano comprendendo sempre di più. Perché adesso che abbiamo iniziato anche a esplorare quella che si chiama la fisica quantistica, che adesso vedremo cos'è, cominciamo ad avere tante conferme che tutto quello che era stato una volta scoperto, raccontato dagli antichissimi mistici, spirituali, sacerdoti, in realtà ha anche una base scientifica. Cominciamo ad avere delle conferme scientifiche molto importanti sulla magia, diciamo, nel senso sulla capacità dell'energia di muoversi, agire e funzionare. Ok? Quindi è un momento magico veramente questo per noi. È un momento magico perché siamo intanto in una fase di grande libertà intellettuale, dove ognuno può veramente spaziare le sue ricerche in tutte le direzioni, mentre se andiamo indietro anche solo al secolo scorso non era così facile. Siamo nell'era della comunicazione e quindi abbiamo a disposizione tantissimi libri bellissimi, corsi, conferenze, chi tu ne ha più ne metta, e siamo nell'era della fisica quantistica, in cui sta veramente aiutando tantissimo a scoprire di più sulla nostra vita. La fisica quantistica che cosa fa? Indaga il mondo atomico e subatomico, cioè indaga l'infinitamente piccolo, ok? Voi sapete che siamo tutti fatti di atomi, no? Queste particelle misteriose che compongono tutta la materia. Ecco, la fisica quantistica studia proprio gli atomi e tutte le particelle più piccole. In particolare studia i quanti, che sono i pezzettini di luce che si è scoperto che compongono tutta la materia. Perché la materia non è altro che luce, luce condensata. È fatta da fotoni, che sono piccoli pezzettini di luce che compongono tutto. Questi fotoni hanno la capacità di acquisire un corpicino, diciamo, una massa, a loro piacimento, e quindi gli scienziati si stanno sbizzarrendo a cercare di capire come, e quindi dalla luce arriva tutto ciò che vediamo e tutto ciò che siamo. Perciò capite che i nostri cari scienziati, in particolare i fisici quantistici,
ci stanno veramente dando dei grandissimi input su questo. E noi, come persone spirituali, un po' in ricerca, magari anche un po' esoterica o religiosa, possiamo avere delle conferme notevoli sul fatto che quello che cerchiamo forse ha senso. Non è più soltanto qualcosa un po' da fattucchieri, ok, o da persone bizzarre che andavano in giro con le bacchette a cercare l'acqua e le erbe sacre, ma quello che stiamo facendo ha un profondo senso, non solo umano ma anche scientifico, a quanto pare. Quindi dicevamo che siamo in un momento di grande, grande movimento energetico, trasformativo, esattamente. E vi dirò qualcosa in più. Oggi, proprio oggi, siamo in un momento particolarmente energetico. Perché? In quale fase lunare siamo oggi? Vediamo se lo sapete. Oggi è luna nuova, ok? Vuol dire che se stasera vedrete fuori dalla finestra, non troverete la luna. La luna è nera, non si vede. Perché la luna, come sapete, ha delle fasi, no? Ha quattro fasi. La luna nuova, che è quando non c'è. Poi piano piano comincia a crescere, 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 vedete gli specchietti sempre più grandi, diventa bella piena e poi diventa piccolina, luna calante, fino a scomparire di nuovo. E, caspita, ho guardato il calendario quando abbiamo fissato questa data e mi sono accorta che eravamo in luna nuova. Quindi ho detto, caspita, porto ai ragazzi e alle ragazze che oggi vengono ad ascoltarmi un input interessante, perché vuol dire che siamo in un momento molto magico del mese. Luna nuova e luna piena sono proprio, come insegno nel mago quantico, dove parlo approfonditamente della luna, sono proprio momenti clou. E poi non solo. Quanti ne abbiamo oggi? 28. E domani quindi? 29. E che festa sarà domani? San Michele. Bravissimo. I santi arcangeli. Michele? Raffaele. Raffaele? Gabriele. Ok. I tre arcangeli, che sono delle potenze divine stratosferiche, sono veramente grandissimi maestri di luce. Quindi noi oggi parliamo di luce, perché parliamo di fotoni, parliamo di magia, e abbiamo come, diciamo, super protettori qui con noi oggi, sicuramente stanotte e domani, questi tre meravigliosi arcangeli. Quindi è un momento molto proficuo per fare qualsiasi tipo di lavoro energetico, ok? I lavori energetici che potete fare in questi giorni sono tantissimi, sono la magia quantica, di cui adesso parliamo, e in questi libri trovate un sacco di cose bellissime, molto semplici, che potete fare anche volendo da stasera, ma poi ci sono per esempio le meditazioni, qualcuno di voi medita? Sì. Mm? Ci sono le preghiere, ci sono vari tipi di rituali, insomma tutto ciò che è movimento energetico. In questo particolare giorno, questa notte, domani, insomma in queste ore che arrivano, sarà super potenziato. Ma per i cari amici che ci seguiranno non in diretta, non si spaventino, perché in realtà tutti i giorni dell'anno e tutti i periodi dell'anno ci sono delle energie che si muovono, basta saperle cavalcare, ok? Questo libro, il primo e il secondo, il primo è Magia Quantica, è uscito 2 anni fa, forse lo saprete, ha fatto un boom di vendite, primo in classifica il primo giorno d'uscita. Eravamo a gennaio, subito dopo Natale, di solito non si vende niente, subito boom, è stato un best seller importantissimo, e poi quindi a ruota, l'anno dopo è uscito il Mago Quantico. Sono proprio due libri che vogliono spingere le persone a inoltrarsi un po' in queste tematiche così belle, così affascinanti, così misteriose, che però fino ad ora erano veramente un po' sganciate dalla realtà. Cioè soltanto i grandi appassionati si dedicavano magari a leggere testi magici, a capire cosa fosse la magia. Tuttora la parola magia evoca molto, no? Evoca qualcosa di molto affascinante, ma anche qualcosa di un po' misterioso, strano, un po' sinistro in qualche modo. E invece no, la magia è tutto ciò che noi siamo e che facciamo. La magia è qui, dentro di noi, ed è fuori da noi, ovunque. Quindi la magia è la forza del pensiero, l'imago, i magi, i maghi sono coloro che sanno immaginare. E chi di noi non ha iniziato la sua vita da ragazzino immaginando?
tutti sappiamo immaginare. Anche la canzone di John Lennon in mezzo. Certo, tutto ciò che è il lavoro del pensiero è magia. Perché ogni volta che noi pensiamo qualcosa, anche solo immaginiamo che lunedì pomeriggio andremo a fare la spesa, perché abbiamo il frigo vuoto. Allora stiamo immaginando, stiamo facendo, senza saperlo, un atto magico. Perché? Perché stiamo programmando qualcosa che effettivamente, più o meno, salvo qualche imprevisto, si verificherà. Ok? Se la vedete in quest'ottica, noi facciamo magia dalla mattina alla sera. E non parliamo dalla sera alla mattina, quando sogniamo. Quella è magia allo stato puro, perché l'inconscio, le forze ancestrali, il pensiero più recondito esce da noi. Quindi noi facciamo magia 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, siamo bravissimi! Ok? La magia quantica che cosa ci insegna? Ci insegna questo, e ci insegna a capire che lavorare con le energie in realtà è molto semplice. Non c'è bisogno per forza di essere dei maghi super espertissimi che lavorano da 100 anni sul loro calderone alchemico. Ben venga se lo siamo, e sicuramente qualcuno qui ci sarà anche, qualche bravissimo alchimista. Però chiunque di noi, chi è alle prime armi, chi comincia soltanto adesso anche ad affacciarsi al mondo delle energie, può diventare un bravissimo mago quantico. Cioè una persona che comprende intanto come funziona la magia e che la sa usare. Per che cosa? E qui è il punto magico del discorso. Per tutto quello che è la nostra vita. Non dobbiamo pensare che si debba fare, fra virgolette, magia solo per grandi cose, perché dobbiamo chiamare gli extraterrestri, perché dobbiamo fermare il meteorite, perché dobbiamo cambiare il governo, qui ci vorrebbe un po' di magia in effetti, almeno farne uno che ci aiuti ad essere tranquilli, ma noi possiamo fare magia per ogni aspetto della nostra vita. Magia quantica, che è il primo libro, ha proprio questo imprinting, cioè vuole aiutare le persone a riscoprire il loro potere divino, il loro potere energetico, quindi il loro potere magico in tutte le sfere della vita. Perciò troverete dei lavori molto potenti ma molto semplici, che riguardano, non so, le relazioni di coppia, l'abbondanza e la serenità finanziaria, la guarigione energetica, la crescita spirituale. Troverete lavori che aiutano la purificazione degli ambienti e delle persone, la protezione, quindi cose veramente molto quotidiane, ok? Che si possono usare tutti i giorni. Mentre nel secondo, che è il mago quantico, troverete lavori un po' più avanzati, perché naturalmente quando siamo in ricerca, piano piano cresciamo e vogliamo anche andare al di là delle cose più quotidiane, quindi ci sono dei lavori energetici suggeriti, sempre molto semplici ma molto potenti, che aiutano per esempio a mettersi in contatto con il proprio maestro interiore, mettersi in contatto con la sorgente di amore universale, col sé superiore, piuttosto che fare esperienze mistiche particolari, viaggi astrali o le esperienze fuori dal corpo, magari qualcuno ha sentito queste parole, piuttosto che fare purificazioni molto potenti, insomma anche quasi di base esorcistica, anche se si spera sempre che non ce ne sia mai bisogno. Però se bisogna pulire qualcosa che è stata usata il giorno prima per una messa nera o per fare una bella truffa colossale a qualcuno, una bella pulizia profonda con i lavori energetici che sono suggeriti consente di riallineare le energie. E poi non solo, creare scudi energetici, creare egregore energetiche, cioè serbatoi di determinati tipi di energie che poi potete usare. Insomma, il mago quantico sono veramente, come scrivo, rituali avanzati, ma molto semplici. Perché la magia quantica vuole essere divulgativa, non è per necessariamente per iniziati. Sì, è per iniziati, perché poi se fate i maghi quantici potete anche iniziarvi. Però diciamo che all'origine è veramente per tutti. Ma non pensiate che per questo sia una magia che vale poco, perché al contrario, la magia quantica è la magia tradizionale, che davvero fino a pochi anni fa era solo per iniziati. Perché solo gli iniziati, che poi potevano variare i loro lavori, magari usavano un simbolo piuttosto che un altro, una fase lunare piuttosto che un'altra, sapevano delle cose che le persone comuni non sapevano.
non capivano, per esempio, le persone comuni come potessero funzionare certi lavori energetici. Invece oggi, che la fisica quantistica parla a tutti, e voi potete trovare dei bellissimi libri divulgativi dei nostri amici scienziati su questo, allora veramente la magia diventa per tutti. La magia buona, la magia sana. Non ci interessa fare la fatturina negativa al vicino di casa che tiene lo stereo troppo alto, piuttosto che ok, dobbiamo fare innamorare di noi Angelina Jolie e possiamo andare avanti a fare il rito mille volte, ma Angelina Jolie tanto starà in America, quindi avrà già un nuovo fidanzato. Ok, non serve a questo. La magia vera è quella che ci consente di essere autenticamente felici. Questo è lo scopo di magia qua. Ed ecco perché in magia quantica io metto una bellissima parte, che c'è anche nel mago quantico un pochettino più upgradata, di fisica quantistica. Ma non vi spaventate, è proprio scritta in maniera basica, del tipo che ci sono dei ragazzini che l'hanno letta e mi hanno detto che l'hanno capita, perché ho dovuto studiare un sacco per questo. Io non sono una fisica, il mio fidanzato è un fisico, un matematico ed è bravissimo, ma da lui sicuramente ho imparato moltissimo, ma ciò che ho dovuto imparare è stato riuscire a trasformare il linguaggio facile in cose un po' complicate. Quindi voi, leggendo il libro, che cosa farete? Apprenderete intanto un po' di storia della magia, vabbè, quella è sempre simpatica, no? Capire come la magia si è evoluta nel corso degli anni, nel corso dei secoli, attraverso anche le società iniziatiche, il cristianesimo, l'ermetismo, l'alchimia, tutte parole che magari avete anche già sentito, approfondito. Poi scoprirete un po' di fisica quantistica, che vi consente anche di capire non solo come funziona la magia, ma come funziona la nostra vita, come funziona la nostra forza del pensiero, come funzionano le diverse possibilità che noi ci apriamo ogni volta che siamo al bar e dobbiamo decidere se prendere il tè o il caffè. Qui gli scienziati ci potrebbero parlare a lungo su che cosa succede. Universi paralleli, gravitazione che aumenta, che diminuisce, movimenti atomici, forza del pensiero che va a destra piuttosto che va a sinistra. Riusciamo veramente, capendo un po' le basi della fisica quantistica per come l'abbiamo capita oggi, a comprendere la nostra vita. Fra l'altro abbiamo degli input interessanti dai cari quanti, cioè dai piccoli pezzettini di luce, i fotoni di cui parlavamo prima, perché per esempio i quanti viaggiano nel tempo, avanti e indietro nel tempo, questo ormai gli scienziati l'hanno già conclamato, hanno capacità di bilocarsi, quindi essere contemporaneamente a Milano e a Roma, ok? Cose che leggiamo nei libri che fanno i grandi santi, i grandi maestri spirituali, cioè la fisica quantistica ci dà veramente molto da pensare sulle nostre potenzialità. Perché poi alla fine questi quanti, questi pizzettini di luce che fanno tutte queste cose straordinarie, dov'è che sono? Qua, nei vostri vestiti, sono nella vostra carne, nei vostri capelli, nelle vostre scarpe, siamo tutti quanti, siamo tutti fatti di quanti. Tutti quanti siamo fatti di quanti. Quindi, essendo tutti quanti fatti di quanti, il potere dei quanti che gli scienziati studiano è il potere che abbiamo noi dentro di noi. Ed ecco perché alla fine di magia quantica finalmente si arriva alla magia pratica che si può fare anche, come dico sempre, sul divano di casa. Occhio al parquet, perché come ho scritto nel libro, quando io mi divertivo a farla sul parquet i primi anni ho dato fuoco al parquet. Però se siete bravi, se vi ricordate di mettere l'incensiere con qualcosa sotto, come saggiamente ha fatto la nostra Viviana, vi salverete il parquet e potrete fare dei lavori bellissimi, facilissimi. Quindi tutta la parte di magia quantica, l'ultima, tutti i lavori pratici, dove però si capisce anche come funzionano. E questo è il punto. Perché se io faccio un rito, per esempio, per rafforzare il mio amore di coppia con il mio partner, funziona. E come posso fare per farlo funzionare bene? Allora, siccome la fisica quantistica ci dice che, facciamo così. Ed ecco che il lavoro energetico risulta iperpotenziato. Perché anche la nostra parte logica viene nutrita, capisce perché funziona. Non si basa solo sul fatto che tradizionalmente funziona, ma sappiamo anche il perché. Poi, proseguendo, si arriva al mago quantico che, come abbiamo detto, insegna dei lavori belli avanzati, lavori veramente che si trovano molto difficilmente nei manuali di magia, eccetera, perché sono lavori, diciamo, che sono sempre stati un po' riservati. Toccano tematiche dell'essere molto profonde, come potrete comprendere,
E questi rituali avanzati si possono fare dopo che io suggerisco questo, si fa una cosa bellissima, cioè si riceve l'iniziazione. Avete mai sentito questa parola iniziazione? Ricorda l'inizio, no? L'iniziazione in realtà è un concetto che nasce, è trasversale a tutte le culture, anche sciamaniche della terra, però diciamo ufficialmente nasce nel buddismo Vajrayana, che è il buddismo tibetano, che ha molto in comune col tantrismo induista, ok? Nasce in quel contesto. L'iniziazione che cos'è? È una cosa che di solito si riceve nei monasteri, cioè per esempio io vado da un grande maestro, un grande lama, e lui mi dà una certa iniziazione a una certa divinità, ok? Questo concetto è presente in tutte le società iniziatiche, non so, massoneria, Rosa Croce, li avete sentiti, no? Questi grandi gruppi sono sempre gruppi iniziatici, quindi si entra, piano piano si progredisce e si ricevono delle iniziazioni. L'iniziazione che cosa vuol dire? Vuol dire nel tibetano, nel sanscrito in realtà, trasmissione di potere. Cioè quando noi riceviamo un'iniziazione e diventiamo quindi degli iniziati, è perché abbiamo ricevuto un certo potere, cioè una certa energia che passa attraverso tutto il nostro essere, portando guarigione, riequilibrio, vi spiego tutto nel libro, ma soprattutto aumenta la nostra capacità operativa a livello di forza del pensiero, a livello di energia, ok, pranica, a livello di capacità magica. Quindi un'iniziazione, qualsiasi essa sia, potrebbe anche essere l'iniziazione del Reiki. Qualcuno di voi fa Reiki? Avrete ricevuto almeno le prime iniziazioni, se non tutte. Qualsiasi iniziazione sia, è una grande quantità di energia che arriva e che eleva la persona. Ci fa fare un salto quantico, come direbbero gli scienziati, un salto spirituale e soprattutto aumenta la nostra capacità di gestire la nostra energia interiore. In primis il nostro pensiero. Perché l'energia, la magia, tutte queste cose che sembrano molto new age, partono tutte da una cosa che tutti abbiamo nella testa, più o meno tutti, il pensiero, ok? Quindi l'iniziazione aiuta a potenziare la propria capacità di pensare e di trasformare in energia ciò che pensiamo. In questo libro, il mago quantico, che appunto nasce idealmente come il secondo dopo magia quantica, quindi dopo una persona si è già un po' sperimentata, si è un po' divertita, in questo libro è contenuta l'iniziazione. L'iniziazione che può essere fatta da chiunque, in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo. Perché contiene questo libro l'iniziazione? Vabbè, qua non posso spiegarvi in dettaglio, posso dirvi che è stato fatto questo libro secondo certi criteri. Quindi voi troverete proprio il rituale di iniziazione, che è molto semplice. È una bellissima invocazione che viene fatta alla sorgente di amore universale, che poi uno chiama come vuole, Dio, Allah, e come volete, insomma, noi la chiamiamo sorgente, e alla madre terra, la madre divina, che è il volto, diciamo, femminile della sorgente. A noi piace fare le cose bipartisan, maschio e femmina. E quindi questa iniziazione che cos'è? Una connessione fortissima che voi farete per circa una ventina di minuti, si può stare anche di più, però è una cosa veramente semplice e rapida, che vi aiuta a entrare in profonda connessione con la sorgente e con la madre divina. Vi aiuta a consacrare la vostra opera all'amore. Consacrare vuol dire all'universo, io imparo la magia quantica per fare del bene. Questo è ciò per cui nasce la magia quantica, mai per fare del male a se stessi o agli altri. Quindi è uno scambio d'amore tra noi e la sorgente. E nel momento in cui voi ricevete questa iniziazione, che può avvenire sul vostro divano, sul vostro letto, nel vostro bellissimo giardino, ecco che l'energia della sorgente, della madre terra, arrivano dentro di voi. Ottenete il vostro conferimento di potere, come si dice, no? Nella lingua tibetana e in sanscrito, la vostra trasmissione di potere. Avendo questo potere così forte, tutti i lavori energetici che farete, tutti, saranno molto potenziati. Quindi sicuramente i lavori di magia quantica, questo è chiaro, ma anche Reiki,
medicine naturali, erboristeria, cristalloterapia, meditazioni, preghiere, se dite un rosario, dopo che avete offerto il vostro cuore alla sorgente, alla madre divina, e loro hanno, vi hanno dato la vostra iniziazione, il vostro rosario sarà iperpotenziato. Ma perché? Perché la vostra capacità di amare è diventata più grande, la vostra capacità di gestire il pensiero è diventata più ampia. I vostri fotoni e quanti, che sono gli esserini, diciamo, i piccoli pezzettini atomici che vi compongono, si sono super rivitalizzati grazie a questa grande ondata di energia che vi arriva. Quindi questi due libri si in qualche modo incastrano l'uno nell'altro, no? Rappresentano due facce della magia quantica, ma quello che io dico sempre è anche questo. E qui concludo, così poi lascio un po' di spazio anche a voi. E la magia quantica è più che una serie di lavori energetici, è una visione della vita, è una visione della vita che ci spinge a costruire la felicità per noi e per gli altri, e che ci spinge a costruire questa felicità attivando il nostro potere interiore. Questo è importante. Avete notato che in giro tendono sempre a dirci che non possiamo, non si può fare, è impossibile, devi essere aiutato, ci dovrà pensare qualcun altro al posto tuo? No, sì e no, l'aiuto è sempre benvenuto da tutti, però noi abbiamo un grande potere dentro di noi. La magia quantica serve a questo. Chi non ha mai approfondito queste tematiche scoprirà di avere un grande potere dentro di sé, e chi l'ha già scoperto, per esempio perché appunto già lavora nella spiritualità o fa ricerca, magari fa medicine naturali, si sentirà ulteriormente rinvigorito da questo, ulteriormente rassicurato dalla conferma che dà la magia quantica e che dà la fisica quantistica, perché noi siamo questo. Noi siamo tutti quei bellissimi puntini che sono dietro di voi esposti in questo splendido razzo. Vedete che qui è sempre tutto pieno di puntini, le stelle, ok? Qui ci potrei farvi una lezione di 10 ore su questo, è un razzo meraviglioso. Ma quello che a noi interessa è capire la nostra potenzialità. Capire che una volta un testo, che non vi dirò qual è, disse che siamo stati fatti a immagine e somiglianza di Dio. E un altro testo, che non vi dirò qual è, ve lo dico, sono i testi vedici antichi, raccontano che noi siamo, testi vedici, cioè i Veda dell'induismo, noi siamo scintille di luce divina, partite ad un certo punto dalla sorgente per fare il nostro viaggio nell'universo. Un viaggio che secondo alcuni dura una vita, secondo altri dura miliardi di vite, ma questo viaggio quale scopo ha? Scoprirci. Scoprire la nostra divinità. Un bellissimo testo dice che Dio ha creato le scintille di sé, cioè il mondo, per imparare a guardarsi allo specchio. Quindi il nostro scopo qui è scoprire il potere che abbiamo, è scoprire che la sorgente è dentro di noi, la madre terra è dentro di noi, perché ogni volta che noi mangiamo una mela, una pera, noi stiamo mangiando energia della madre terra. Con la magia quantica non solo impariamo questo e comprendiamo anche questo, ma impariamo anche a usare questo potere, sempre nell'ottica di costruirci una vita quantica sicuramente e soprattutto felice, bella, realizzata, gioiosa, e aiutare anche le persone intorno a noi, perché più noi siamo felici, più le persone intorno a noi diventano felici, e più noi siamo consapevoli, più noi possiamo usare la nostra consapevolezza per rendere consapevoli altre persone. Un'ultima cosa, infatti, dico a questo proposito: tutti i rituali di magia quantica, lavori energetici, mi piace anche chiamarli così, perché rituale dà sempre l'idea di una cosa con calderone in mezzo, invece no, è una cosa veramente molto tranquilla che potete fare in qualsiasi momento. Tutti i rituali di magia quantica si possono fare per il nostro bene e per il bene degli altri, ok? Per esempio, c'è un rituale di guarigione energetica, si può fare per noi, si può fare per i nostri cari, sempre chiedendo loro il permesso, sarebbe la cosa ideale, comunque spiego bene anche questo aspetto, per i nostri animali domestici, per le nostre piante, ok? La purificazione si può fare sulle persone, ma anche sugli ambienti, sugli oggetti. Se comprate una pietra, se comprate un gioiello, vi regalano un bellissimo gioiello, fate una bella purificazione.
E vedrete che facendo questi rituali sono fatti in modo che voi, per entrare in connessione con la madre terra e con la sorgente, andiate subito sulle vibrazioni dell'amore. Tutte le invocazioni, non è a caso questo, hanno una duplice parte. Nella prima parte si chiede che il pianeta Terra, per esempio, riceva guarigione, riceva consapevolezza, e la seconda parte specifica per quello che vogliamo noi. Quindi ogni rituale di magia quantica che voi farete non è solo egoisticamente, fra virgolette, per se stessi, anche se già questo è un'ottima cosa, perché lavorare per la propria felicità è un atto sacro, ma è anche un atto per il pianeta. Ogni rituale ha in sé una, diciamo, una preghiera, un'invocazione che aiuta il pianeta a riempirsi di luce, ad avere la pace, a superare i conflitti, a portare guarigione a chi è malato, a portare risveglio spirituale. Perciò vi fate un sacco di karma positivo, facendo magia quantica. Il che non guasta. Il che non guasta mai, perché più abbiamo karma positivo e più abbiamo meraviglioso materiale per aiutare noi stessi e il pianeta. Bene, carissimi, io vi ringrazio per avermi ascoltato e lascerei spazio alle domande, se qualcuno ne ha. Prego. Allora, il rituale, ad esempio, del fatto che cantando e suonando amplifico l'atmosfera circostante, amplificando il suono, che è in comunicazione con le 432 MHz del battito cardiaco dell'universo, quindi si fa anche un'opera di purificazione per se stessi e per gli altri, quindi anche la canzone, la musica è in comunicazione con la sorgente e quindi è molto importante anche quella branca, anche la fisica quantistica parla anche del suono, giusto? Ma certo. Dell'ombra primordiale dove ci sono create le galassie. Esatto, diversi. Cioè, i fisici non è che parlano proprio dell'ombra. Dei testi vedici. Diciamo che parla, esatto, la fisica. I testi sacri che io ho studiato. E poi per quanto riguarda Einstein che diceva la forza del pensiero va oltre l'immaginabile, oppure l'energia segue il pensiero, che è un aforisma esoterico molto certo. importante nelle scuole iniziatiche. Noi infatti quando siamo noi responsabili della nostra realtà attuale è perché la ricreiamo nelle nostre forme di pensiero, quindi ci sono dentro le dimensioni anche dell'essere e di anche collegamenti interstellari che abbiamo tutto dentro, infatti le dimensioni sono tutte in noi e poi si amplificano all'esterno e dipende molto dalla qualità dei nostri pensieri. Certamente, nel libro, tutti e due libri, si parlerà di Einstein, di Planck, di questi grandi personaggi scienziati che ragazzi hanno trasformato il mondo, ma alcuni di essi erano dei grandissimi mistici. Newton era un alchimista, ok? Newton si divertiva con l'alchimia. Quindi scienza e ricerca spirituale sono tutt'altro che incompatibili, anzi più andiamo avanti più riscopriamo che sono due facce della stessa medaglia. Einstein ha dato delle nozioni che potremmo a tutti gli effetti considerare spirituali o addirittura esoteriche nei suoi testi bellissimi che ha scritto, oltre al fatto che ha scoperto la teoria della relatività e dicendo. Quindi, certamente, per quanto riguarda la musica è vibrazione. Come dice il Vangelo di Giovanni, in principio fu il verbo. Verbo è, esatto, la stessa radice della parola vibros, vibrazione. Ok, questo lo dicono anche i Veda. Quindi la fisica quantistica studia la vibrazione, la vibrazione di che cosa? Delle particelle atomiche e subatomiche, e sta studiando perciò il verbo. La fisica quantistica non ha ancora capito che sta studiando Dio. Ci vorrà magari un bel po' prima che questo venga in qualche modo affermato ufficialmente. Ma la fisica quantistica, come già la fisica comunque diciamo classica, studia la natura, studia il creato. E il creato è tutto intriso di Dio. Quindi direi che i fisici, anche i più lontani dalla spiritualità, anche coloro che sono diciamo più aderenti a una visione estremamente razionalistica, eccetera, sono dei nostri grandi maestri perché loro parlano il linguaggio di Dio attraverso la fisica e la matematica e loro studiano ciò che noi chiamiamo volgarmente Dio, ok? Perciò, certo, la musica è importantissima. Vi posso consigliare, se fate rituali di magia quantica, se volete, di mettere delle bellissime musiche rilassanti che vi piacciono. E questo vale anche durante la giornata, eh? Se voi vi prendete un po' di tempo, tipo quando siete in macchina, oppure quando fate le pulizie a casa, lavate i piatti, vi mettete un po' di musica spirituale o anche classica, qualsiasi sia musica che vi fa sentire connessi, questo aiuta notevolmente.
ad elevare la qualità dei pensieri, ad elevare le vibrazioni nell'ambiente e anche un po' a ricentrarvi. Se siete molto arrabbiati perché quello dietro vi ha suonato perché voleva che andaste più veloci e avete per caso un CD di mantra, esatto, vi ha suonato magari il clacson, avete un bel CD di musica rilassante o di mantra o di classica in macchina, vedrete che ascoltando le 5 minuti, ok, ritornate centrati. Quindi questo è molto molto importante. Poi Gaia, un altro aspetto importante sono i numeri, no? Che sono delle potenze. Certo. La numerologia, certo. Che è 7, che è il numero sacro del pianeta, dove ci sono i 7 colori, certo. Le 7 note, i 7 doni dello Spirito Santo, tante cose sono riconducibili, certo. Al 7. Si apre anche lì i numeri sono molto importanti perché aprono delle porte, degli stargate. Esattamente, sì, aprono dei portali. A proposito, sì, di portali, noi nel Mago Quantico studieremo un portale molto importante, spiegherò che cosa sono i simboli, fra parentesi, il simbolo è un aspetto molto importante della magia e della vita in generale. Questo l'ha detto anche Carl Gustav Jung, che è un grande psicoanalista, l'avete sentito lì, sì. Freud, ok? Lui ha lavorato tantissimo sul simbolo, i numeri, i simboli grafici, ok? La geometria proprio, la geometria sacra, e qui si ritorna ancora alla scienza, sono tutti portali energetici e qualche piccolo portale, ve lo racconto, in magia, nel Mago Quantico, e si studiano alcuni simboli potenti che aiutano proprio a creare dei varchi, diciamo, quantici, in cui poi andiamo a fare certi lavori energetici. Grazie per le tue domande. Qualcun altro? Ma intanto vorrei ringraziarti ancora comunque, anche in privato prima, perché il primo libro l'ho letto, è veramente spiegato bene, soprattutto la parte di quantistica che sembra all'inizio difficilissima, invece la spieghi perfettamente, quindi grazie. Grazie di cuore. La domanda che volevo farti è: qual è stato il tuo punto di inizio? Magari una grande civiltà del passato che ti ha ispirato qualcosa? Devo andare indietro veramente quasi 40 anni fa, ragazzi, è tantissimo, eh? Allora, il punto di inizio io credo che sia stato... Beh, tutti i bambini hanno una grande connessione, eh? Non so se voi avete figli, nipotini, amici, bambini, i bambini sono connessissimi. Qual è il bambino che non ha mai avuto l'amico invisibile o l'angelo custode? Diciamo che se proprio devo fissare una data di inizio ufficiale, a 11 anni ho cominciato a trovare libri sulle piramidi, su questi misteri dell'Egitto, e da lì mi sono appassionata tantissimo. Poi in realtà nella parte, diciamo, centrale della mia adolescenza si sono sviluppate delle facoltà che poi sono anche alla base del mio lavoro, della mia attività attuale, della mia opera di luce che sto cercando di fare, e da lì è stato poi un percorso in crescita continua. Ho anche studiato tanto perché sono della vecchia scuola, per cui la scuola di vita è importantissima, però anche un po' di libri non fanno mai male, infatti siamo in una libreria bellissima dove mi suggerisco di fare incetta di tantissime cose interessanti, e poi da lì è stato un crescere. La spiritualità, come ben sai anche tu, è talmente vasta che poi quando cominci ad aprirti a questo sono mille stimoli che hai, no? Allora scopri che c'è l'alchimia, e scopri che c'è l'ermetismo, e scopri che c'è l'erboristeria, e poi c'è il Reiki, poi come storica delle religioni potete immaginarvi che ho approfondito tutte le più importanti religioni e ho studiato e studio tuttora nei più importanti centri religiosi di tutte le religioni. Quindi per me è una ricerca veramente continua che faccio con grande amore. Grazie per questa domanda. Qualcun altro? Qualche domanda anche sull'energia in generale? Voi? Volevo fartene ancora io una domanda. Certo, perché mentre noi siamo molti condizionati dalla quarta dimensione, che è il tempo, giusto? Mm-hmm. Per arrivare alla quinta dimensione, che è l'ascensione planetaria, quella che dovremo raggiungere per trasformare il pianeta. Quindi è un lavoro individuale, poi collettivo, che dovremo effettuare tutti quanti. Quindi le cristallizzazioni delle forme un po' retrograde, opposte, negative, che cercano di inglobarci in questa realtà che è virtuale, giusto? È una matrix, giusto? Quindi se noi studiamo la fisica quantistica ci può aiutare anche a toglierci questo specchio illusorio, no? Che la chiamavano Maya, in antichi indiani, giusto? Certo, diciamo può aiutare molto. Sicuramente. Allora, studiare fisica quantistica, soprattutto in maniera così
molto semplice, molto easy, io dico sempre, no? Come ho scritto nei miei libri, sono 70 pagine nel primo, ma a detta dei miei lettori vanno proprio velocissime, perché poi è anche molto simpatico, racconto le varie storie dei vari scienziati, eccetera. E studiare fisica quantistica davvero ci apre un universo. Se i simboli e i portali ci aprono i varchi dimensionali, ancora di più la fisica quantistica, perché è bellissimo sapere come stiamo funzionando. E badate bene, la fisica quantistica è ancora in evoluzione, eh? Ogni anno si fanno scoperte straordinarie. Questi libri sono aggiornati alle ultime. Mi auguro di rifare un'edizione ampliata tra 10 anni e metterci dentro qualcosa ancora di più grandioso, perché i nostri scienziati stanno facendo un lavoro meraviglioso. Quindi veramente studiare, capire un po' la fisica quantistica, ci permette di capire come funzioniamo e ci permette anche di capire tante cose a volte che succedono nella vita e non ce le riusciamo a spiegare. Perché la fisica quantistica le spiega. Le spiega. È molto interessante questo. Delle sincronicità, delle cose strane che succedono, il fatto che ci siano delle connessioni tra persone magari che sono state insieme o si sono volute bene per un certo periodo, anche in questa, poi magari si separano per 30 anni, però in qualche modo, tipo i gemelli, avete presente i gemelli, no? Soprattutto i gemelli monovulari, si è scoperto ormai da tanto che hanno una connessione psichica fortissima, come mai? Anche se uno sta in America e l'altro in Egitto, sono sempre collegati. Beh, la fisica ha scoperto il meccanismo, si chiama entanglement quantistico. Ha scoperto che quando un fotone viene diviso in due fotoni gemelli che vengono spostati, questi due fotoni, anche se sono a grande distanza uno dall'altro, sono sempre collegati, e quando ad uno succede una cosa, contemporaneamente succede anche all'altro. Quando uno dei due fotoni ha un certo comportamento, immediatamente ce l'ha anche l'altro. Capite che qui passiamo dalle altezze della fisica alla vita quotidiana e capiamo come mai siamo connessi con delle persone, ok? Perciò veramente la fisica quantistica si applica, ci permette di spiegare la magia quantica chiaramente, ma in realtà ci permette di spiegare la nostra vita, perciò ben vengano questi studi. Grazie. Ma Gaia, tu scusa, no, ero curioso di sapere se avevi mai visto degli spettacoli della Grayson. Ho visto qualcosina su internet, ma mai dal vivo. Sono molto belli. Interessante, sì, ho visto anche dei pezzi. Sono molto interessanti. Chiedo scusa, io devo scappare. Certo, grazie. Anche questo è bello della diretta. Allora, intanto, sì. Scusami un attimo, chiudiamo un secondo. Grazie, così almeno siamo tutti liberi poi. Grazie. Allora, grazie per il tuo intervento e grazie a tutti per essere stati qui. Mi raccomando, luna nuova. E Arcangeli con noi stasera, se prendete il libro, se già ce li avete, fate un bel rituale tra oggi e domani che avrete una potenza di fuoco. Grazie a tutti per essere stati qui. Grazie a te, grazie.